Una giornata dedicata alle malattie, la giornata del rene, ma comunque meglio prevenire che curare. Certo, allora, in occasione del 14 marzo, giornata mondiale del rene, la nefrologia e dialisi di Oristano ha aperto le porte. Finalmente, dopo che avevamo fatto una iniziativa simile negli anni scorsi, poi c'è stato tutto il periodo della pandemia, quest'anno finalmente abbiamo potuto riaprire le porte della nefrologia. Esami semplici, banali, un esame delle urine con uno stick, una misurazione della pressione e una piccola anamnesi per capire se in famiglia ci siano delle situazioni simili, dei precedenti. Tutto molto semplice, organizzato dal servizio della nefrologia, dove lavorano 3 medici strutturati e quindi anche con un certo impegno, un certo sforzo. Prevenire è meglio di curare. Con questo concetto l'ASL Cimpio di Oristano, nella giornata mondiale del rene, ha organizzato all'ospedale San Martino porte aperte in nefrologia e dialisi. Nel mondo abbiamo 440 milioni di pazienti diabetici e 880 milioni di pazienti con insufficienza renale cronica. Il 10% della popolazione ha l'insufficienza renale e non lo sa. Questa è la parte peggiore. Quindi, con dei semplici accorgimenti, con delle semplici analisi, anche fatte dal medico di famiglia, dal medico di medicina generale, non costantemente, ma basta un controllo ogni 1-2 anni, di pochi esami, si riesce ad avere un quadro e si riesce a inquadrare la situazione. Muoversi, bere molta acqua, evitare fumo ed evitare medicine. Bere l'acqua, tenersi idratati, mantenere un'attività fisica moderata, che fa sempre comunque bene, evitare farmaci antinfiammatori.